Con tutto il cuore di grazie a colui che è santo, di grazie perché ci ha dato Gesù Cristo il suo figliuolo. Di grazie con tutto il cuore di grazie a colui che è santo, di grazie perché ci ha dato Gesù Cristo il suo a colui che è santo, di grazie perché gli ci ha dato Gesù Cristo il suo figliuolo. Di grazie con tutto il cuore, di grazie a colui che è santo, di grazie perché gli ci ha dato Gesù Cristo il suo figliuolo. Ed ora il demone di grazie. Scende.
venga su di noi la Pentecoste. Bruci il tuo spirito nel cuore, fa che io ti lodi in nuove lingue, metti il tuo suggello in noi, Signore, e scenderà. Scenderà, scenderà, la Pentecoste, Pentecoste, scenderà.
Libro del profeta Isaia, capitolo 44, inizieremo dal verso primo e leggeremo i primi 8 versi. Amen? Allora, prima di leggere, vorrei ancora fare un'altra premessa. Voglio dirlo soprattutto ai fratelli nuovi che sono qui e a coloro che ci seguono per la televisione. Credo che già da questo momento il nostro collegamento televisivo sia già in atto, perché queste parole desidero che giungano al cuore di tante persone che, pur avendo la Bibbia, pur conoscendo le scritture, le ricevono soltanto in una certa maniera, che pur avendo avuto possibilità nei tempi passati di dare delle spiegazioni a riguardo, ritengo fondamentale stasera, prima ancora, dico stasera, dico quest'oggi, ovunque sarà predicata questa parola, di ritenere la parola che andremo a leggere sotto l'aspetto di parola rema, e voglio spiegarlo brevemente. Tutta la parola di Dio viene chiamata nel suo contesto parola logos, che sta a indicare la parola generale di Dio, mentre c'è da leggere la parola di Dio anche come parola rema. Sì, leggeremo la storia, qualcuno la sentirà già, Isaia 44, Vecchio Testamento, riguarda sicuramente al popolo di Israele. Non sono qui per farvi una lezione di storia di Israele, ma tutta la parola di Dio è divinamente ispirata, atta a insegnare, a riprendere, a formare l'uomo di Dio. Noi la Bibbia la chiamiamo parola di Dio, e la parola di Dio è quella, soprattutto quando questa parola si stacca dal contesto logos e diventa rema, che, detta sempre in parole pratiche, significa la parola che Dio rivolge al mio cuore, alla mia vita. Ricevetela in questa maniera, questo messaggio, questa meditazione, ricevetela come parola rema, la parola che parla, che parlerà al mio, al vostro cuore. Amen. Gloria al Signore. Allora possiamo proseguire con la lettura. Ora ascolto, Giacobbe, mio servo, o Israele, che io ho scelto. Così dice l'Eterno che ti ha fatto e ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti aiuta. Non temere, o Giacobbe, mio servo, o Gesurun, che io ho scelto, poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Essi cresceranno in mezzo all'erba come salici lungo corsi d'acqua. L'uno dirà: io sono dell'Eterno. L'altro si chiamerà col nome di Giacobbe, e un altro scriverà sulla sua mano: dell'Eterno. E si onorerà di portare il nome di Israele. Così dice l'Eterno, il Re di Israele e suo Redentore, l'Eterno degli eserciti: io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me non c'è Dio. Chi è come me? Lo proclami pure, lo dichiari, e ne fornisca le prove davanti a me da quando ho stabilito questo popolo antico. Annuncino loro le cose che avverranno e gli avvenimenti che avranno luogo. Non spaventatevi, non temete. Non te l'ho forse annunciato e dichiarato da tempo? Voi siete miei testimoni. C'è forse un Dio all'infuori di me? Non c'è altra rocca, non ne conosco alcuna. Sia benedetto il nome del Signore. Ecco perché ho fatto quella premessa. Perché profondamente ritengo che questa parola, appunto, è indirizzata a me e a voi, a tutti quelli che la ricevono in questo momento. E nella figura di Giacobbe, il servo, o Israele, noi intravediamo immediatamente quello che è stata, soprattutto è stata, l'azione di Dio, quella di non essere più il nostro Dio, l'Iddio soltanto di un popolo, ma sappiamo
che questo Dio che un tempo apparteneva solo a un popolo, l'Israele che conosciamo, l'Israele materiale, Dio ancora è il Dio di un Israele spirituale che è molto più numeroso, che è molto vasto e che è su tutta la faccia della terra. E su questa faccia della terra c'è anche questo puntino, che è questo luogo in cui questo giorno, in questa sera, stiamo lodando e glorificando il nome del Signore. Ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi. E Dio prende cura di noi. E Dio continuerà a prendere cura di ciascuno di noi. È scritto nella sua parola che non cade un capello dal nostro capo senza il suo volere. Ve lo ricordate questo passaggio biblico? Ebbene, questo conferma che Dio ha cura di noi. Dio si interessa di noi. Dio si interessa di tutti coloro che ancora, pur non appartenendo all'Israele spirituale, ci vogliono appartenere. Perché? Perché le braccia di Dio sono aperte. È bella questa espressione, vero? Gloria al nome del Signore. Ma non c'è bisogno soltanto di sapere che le braccia di Dio sono aperte. È importante che il popolo di Dio abbia gli orecchi attenti e gli orecchi aperti, perché la parola che ti giunge e la parola che ci giunge inizia proprio con questa espressione: ora ascolta, o Giacobbe, mio servo Israele, che io ho scelto. Alleluia. Circa Giacobbe e Israele conoscete i significati? È lo stesso personaggio che Dio cambiò il nome. Giacobbe era un nome umano che non aveva un significato troppo bello, per la verità. Il cui nome era il soppiantatore, e sappiamo anche il perché. Ebbene, sappiamo come Giacobbe prese la primogenitura che si credeva che appartenesse all'altro fratello. Ma sappiamo altresì un'altra cosa. Sappiamo che il Signore lo chiamò con un altro nome, Israele, che significa colui che ha combattuto con Dio, riconoscendo e ricordandovi come egli ebbe a che fare con l'angelo dell'Eterno e come in quel combattimento che avvenne in un certo luogo, con una certa scala, in questo combattimento gli disse all'angelo dell'Eterno, che non è un angelo normale, ma l'angelo dell'Eterno che era Gesù prima della sua venuta, e gli diceva: io non ti lascerò se tu prima non mi hai benedetto. Alleluia! E la benedizione di Dio arrivò, e la benedizione di Dio è copiosa. Ma quel popolo è passato per quel popolo che era, e quello stesso popolo fu chiamato da Dio ancora in un'altra maniera, e l'abbiamo letto nel versi successivi, quando dice: non temere, o Giacobbe mio servo, o Gesurun, che io ho scelto. Anche questo termine, che riguarda il Logos, che riguarda il termine in generale, sa significare il popolo di Israele, ma ha un significato specifico, preciso. È il nome che Dio ha dato al suo popolo, è il nome che Dio continua a dare al suo vero popolo, al popolo che è lavato e imbiancato col sangue di Gesù, perché Gesurun significa un popolo diritto, un popolo, in poche parole, santo, un popolo che si è ritirato dal peccato, un popolo che ha lasciato il peccato, un popolo purificato, purgato. È il popolo di Dio di oggi, è l'Israele spirituale. Noi stessi che ci facciamo parte di questo Israele spirituale siamo stati lavati e imbiancati col sangue di Gesù. Non c'è altro purgamento, non c'è altra purificazione, c'è soltanto il sangue prezioso di Gesù. E questa è speranza per coloro che ancora non si sentono parte integrante di questo popolo. E qualcuno dice: ma si nasce di questo popolo. Qualche altro dice: ma come si fa a diventare di questo popolo? Al di là dei termini e delle parole, non c'è denominazione che tenga. C'è un atto concreto, c'è una condizione essenziale, c'è un punto preciso per appartenere a questo popolo santo, che al di là dei significati vecchi o passati ha un significato nuovo. Per appartenere a questo popolo bisogna ricevere il grande dono di Dio. Dono. Non bisogna comprare niente. È lo stesso profeta che dice in altri luoghi: venite, comprate senza prezzo latte, miele, frutta, comprate oro, argento senza soldi, viene donato, comprate senza denaro, vi offro tutto gratuitamente. E Dio ha dato ogni cosa, l'ha dato la cosa più preziosa che poteva dare. Cosa ha dato Dio come dono affinché potessimo diventare figliuoli di Dio e far parte del Gesurun, del popolo dell'Eterno Dio? Ha dato il suo figliuolo,
il suo unigenito, unico figlio, è venuto a morire per noi sul Golgota ed egli ha dato la vita. E da forestieri estranei, da creature, egli ci ha dato grazia, continua a darci grazia. Siamo diventati e continuiamo a diventare e continuano a diventare figlioli di Dio, appartenente al Gesodon. Ma è importante che in questa maniera, è così dice l'Eterno che ti ha fatto e ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti aiuta. È un'espressione meravigliosa che Dio in questo momento, lo Spirito del Signore, vuole indirizzare ai nostri cuori. Ce ne sono tanti che sono preoccupati. Quante preoccupazioni ci sono. E abbiamo stabilito che le preoccupazioni vengono anche dalle ansietà, dalle trepidazioni, da un futuro così nebuloso. Beh, sappiamo che il futuro è stato sempre incerto, vero? Nell'umanità, da quando il peccato è subentrato, ma oggi più che mai quante nuvole scure ci sono all'orizzonte. Ma questa parola, questo messaggio, io lo avverto come la benedizione particolare, speciale di Dio per un popolo che diventa speciale, per degli uomini, per delle donne che egli rende speciali, che egli ha fatto e continua a fare speciali. Un messaggio di tranquillità, un messaggio che davanti ai marosi e davanti ai turbini e davanti alle tempeste ancora fanno rimanere i cristiani, i figliuoli di Dio, ben saldi, ben stabili. Perché non lo dice Remo Cristallo, non lo dice un altro uomo, lo dice l'Eterno e dice ancora: non temere, non temere, non temere, Giacobbe, non temere, Gesuron, non temere, mio servo, non temete, miei servitori, non temete, mio popolo, non temete, perché io vi ho scelti. Voi mi appartenete, voi siete miei. Sono parole che lo Spirito di Dio ancora possa in questo momento inculcare, soprattutto far comprendere a tante menti che non hanno molta attinenza con la parola di Dio, non hanno molta esperienza. Gloria al Signore. E c'è una benedizione che collima, coincide perfettamente con l'aspettativa di tanti servitori di Dio. Perché nel verso 3 leggiamo: io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito, con la S maiuscola, lo Spirito Santo, sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Alleluia! Possiamo non temere in questa maniera. Abbiamo una promessa fra le tante migliaia di promesse di Dio, e Dio è fedele a tutte le sue promesse. Diciamolo insieme: Dio è fedele. Diciamolo ancora: Dio è fedele. Vogliamo essere fedeli anche noi. Sia benedetto il suo nome. Egli spanderà l'acqua. Voi potete comprendere quanto è importante l'acqua per la vita, vero? Ma la comprenderete di più se vi troverete nel territorio di Israele in certi mesi e in certi particolari territori, in certi particolari luoghi, durante certi mesi dell'anno. Io non avevo mai potuto, per quanto immaginavo, non avevo mai compreso l'importanza dell'acqua, soltanto l'ho compresa quando, nell'occasione di un viaggio in quelle terre, ho visto che ognuno si doveva portare la sua bottiglia d'acqua. Non poteva mancare l'acqua, poteva mancare tutto, ma non poteva assolutamente mancare l'acqua. Il bene più grande era l'acqua, e sappiamo che l'acqua è vita. Gloria al Signore. Ma quale acqua spanderà il Signore? Quell'acqua che non ti farà avere più sete, quell'acqua della vita, quell'acqua che Gesù offrì alla donna che era vicino al pozzo di Samaria, alla donna che era vicino al pozzo di Giacobbe, in quel giorno assolato, quando intorno al mezzogiorno questa donna si era recata, una donna peccatrice, si era recata al pozzo come sempre per attingere dell'acqua e per portarla a casa, e i discepoli di Gesù non ce n'erano perché erano andati a comprare da mangiare. E fu quel giorno che Gesù
Gesù chiedendo dell'acqua a quella donna, a sua volta, quando la donna si meravigliò della richiesta, e questo passaggio biblico l'abbiamo predicato chissà quante volte, venne il momento in cui questa donna si meravigliava e diceva: come un giudeo chiede da me dell'acqua? E lui disse: se tu conoscessi il dono di Dio, se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti chiede da bere, tu stessa gliene chiederesti ed egli ti darebbe dell'acqua che scaturisce in vita eterna. Certamente non stiamo parlando dell'acqua e dell'acqua H2O che prendiamo e dovremmo prendere dal rubinetto di casa nostra. Stiamo parlando di un'acqua diversa, stiamo parlando perché l'umanità non ha sede di acqua e di acqua fisica, c'è una sede interiore che tante volte sbanda e porta l'umanità a ricercare un appagamento altrove e nella maniera sbagliata porta a ricercare questo appagamento in una diretta opposizione a quello che è il piano di Dio, perché questo Dio d'amore ama tutte le creature. Perché Gesù Cristo è venuto per tutti gli uomini e per tutte le donne sulla faccia della terra, per tutti i colori di pelle, alleluia! In questi giorni credo che avete notato una reclame che sta camminando, sta un po' facendo il giro, fa parte sempre di una grossa pubblicità di un certo di una certa azienda leader, dove ci sono tre cuori, tre muscoli, e sopra ogni muscolo c'è il colore che a cui appartiene, ma i tre cuori sono tre uguali, è vero? È la realtà, perché al di sotto di una pelle nera, al di sotto di una pelle gialla, al di sotto di una pelle bianca, il cuore, il muscolo è lo stesso, il sangue nelle vene è lo stesso, ma gli uomini non vogliono diventare fratelli, gli uomini camminano in opposizione al comando di Dio, ma Dio ama l'umanità e ama soprattutto il suo popolo. Sia benedetto il nome del Signore, alleluia. C'è prosperità per il popolo di Dio. C'è una prosperità spirituale innanzitutto, e parliamo proprio di spiritualità e di prosperità spirituale, perché tante volte questa è la confusione di Satana, perché è notorio che in un certo qual modo anche i figlioli di Dio si trovano imbarcati sul transatlantico Italia, tutti quanti, e come in altre nazioni. E si risentono delle situazioni sociali, perché il popolo di Dio non è stato chiamato a isolarsi socialmente, è stato chiamato a isolarsi, a essere santificato spiritualmente, ma a essere consapevole della società e avere amore e cura per il proprio fratello, per il proprio prossimo. E la prosperità di cui parla Dio e ci parla in questo luogo e in questo passaggio biblico è soprattutto una prosperità spirituale che è alla base di ogni prosperità. Io credo che noi abbiamo fatto qualche esperienza di questa. Senti la pace nel cuore. Avverti la pace nel cuore. Se non hai pace nel cuore, non puoi dire di avere Dio nel cuore. È una delle componenti, il primo segno della presenza di Dio è la pace nel cuore. Cioè, che significa pace nel cuore? Significa che non hai sete, significa che il Signore ti ha dato già da bere dell'acqua spirituale, di quest'acqua che scende dal trono di Dio e che lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo è su di te, dentro di te. Gloria al nome del Signore. Amen. Amen. E la promessa del Signore si sta verificando fin da 20 secoli fa, qualcosa in più. Il Signore è Gesù. Andandosene al cielo ha mandato le sue promesse, la sua fedeltà. Ma noi stiamo aspettando l'ultima pioggia. Noi chi? Noi chi stiamo aspettando? La Chiesa. Chi è la Chiesa? Lo ripeterò tante volte. La Chiesa chi è? Oh, lasciamo stare, non dobbiamo criticare e polemizzare con nessuno. Io mi sento una parte della Chiesa. Voi siete tante parti della Chiesa. In tutto il mondo fanno parte della Chiesa, sono la Chiesa, diventano la Chiesa tutti coloro che hanno ricevuto il dono d'amore, che hanno accettato il dono d'amore e che hanno scelto di far parte di quel nuovo popolo di Israele, di quel Gesurun, alleluia, che è un popolo santo. Oggi si parla di terra santa, ma perché terra santa? Non vi sembra che si stiano verificando troppe cose su quella terra? Che c'è di santo lì? Che c'è rimasto di santo? Una storia santa?
una storia santa. L'ho visto, ma con i miei fratelli, quando ci siamo andati in gruppo, non siamo stati pellegrini in terra santa, perché Gesù non bisogna andarlo a cercare in terra santa. In terra santa si va per studio, si va a vedere i luoghi dove il Signore è stato, ammettendo che li troviamo più e non sono nemmeno più quelli di un tempo. Ma il Signore Gesù non si trova in terra santa. Egli è tornato alla destra del Padre e nello Spirito. Egli è Dio. Egli è Dio. Egli è Dio. Egli è onnipresente. E soprattutto è presente vicino a me in questo momento, è presente con te, è presente vicino all'amico che guarda per televisione, a colui che in questo momento sta ponendo tutta l'attenzione, è presente a chi, vicino a chi soffre, è presente verso tutti coloro che lo ricepiscono, lo ricevono. Sia benedetto il nome del Signore. Questa è parola di Dio, questa è parola di Dio, e la benedizione di Dio è per coloro che la ricercano. Molti non la sanno distinguere, non la sanno assolutamente discernere. La benedizione di Dio comincia appunto con la prosperità spirituale. Quanta gente vorrebbe la pace, quanti ne chiedono, oh, basta che sto in pace, mi manca la pace, non c'è la pace. Molti chiedono la pace, la vogliono dai governanti, molti si riuniscono ai tavoli della pace. Sentite parlare di questa parola, vedete quante volte al giorno. Pace, 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 pace di qua, pace di là. Noi ci salutiamo con la pace. Perché ci salutiamo con la pace? Molti cristiani dicono, è una brutta abitudine, bisogna darsi il buongiorno e buonasera. Ma quale buongiorno, buonasera e buonanotte puoi avere se ti manca la pace nel cuore? Gesù si presentò ai suoi discepoli e disse pace a voi. Nell'esprimere quello che è la realtà di una vita spirituale, una vita cristiana autentica, che è fatta ed è fatta di essere bagnati dall'acqua della vita, non deve esserci più arsura. Non si può resistere all'arsura, perché è qualcosa, umanamente parlando, quando parliamo in senso fisico, l'arsura comporta una sofferenza atroce. È quello del deserto che ha tutti i miraggi possibili, che vede e vede tutte oasi, perché non ce la fa più. E il mondo come oggi non è un deserto. Non è un deserto la vita intorno a tanti. Quante famiglie hanno nella loro casa un deserto? Possono avere un frigorifero pieno di acqua minerale, possono avere un frigorifero pieno di bibite, ma c'è un deserto spirituale, non hanno e non hanno pace. Se ti ragguagli e se ti ravvedi in mezzo a questi, la pace può entrare in questo momento nella tua casa, nella tua vita, perché le promesse di Dio, è vero, qui sono per l'Israele e noi l'abbiamo ricevuto come Israele spirituale, ma può far parte subito di Israele spirituale, può far parte subito dei figlioli di Dio. Puoi far parte subito al di là della tua condizione, ricevendo, accettando il dono, un dono, gratis, non costa niente. Alleluia! Alleluia, sapete, significa lodare il Signore. Vogliamo lodare il Signore? Gloria al nome di Gesù. E ascoltate, essi cresceranno in mezzo all'erba come salici lungo corsi d'acqua. L'uno dirà, io sono dell'Eterno. L'altro si chiamerà col nome di Giacobbe e un altro scriverà sulla sua mano dell'Eterno e si onorerà di portare il nome di Israele. Così l'Eterno, il Re di Israele e suo Redentore, l'Eterno degli eserciti, io sono il primo e sono l'ultimo e all'infuori di me non c'è Dio. Sono le parole che ritroviamo immediatamente nel Nuovo Testamento. Le ritroviamo quando Gesù dice io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. E quanto è bella questa espressione, portare sulla propria mano questa iscrizione. Io sono dell'Eterno, io appartengo all'Iddio della gloria, io sono proprietà di Dio. Vogliamo dirlo insieme? Io sono proprietà di Dio. A chi dobbiamo dirlo? Al nemico di Dio, al nemico di Dio. Io sono proprietà di Dio. Ditelo insieme a me per fede. Io sono proprietà di Dio. Gridalo anche tu contro tutte le opposizioni del diavolo, continua a dirlo, io appartengo a Dio,
c'è un vecchio cantico nostro che dice: ora appartengo a Cristo. Cristo è Dio? Cristo è Dio. Ora appartengo a Cristo. Cristo appartiene a me, non per un giorno, un anno, 10 anni, ma per tutta. Per tutta. La pensate proprio così? Lo credete veramente? Lo credi anche tu? Sia benedetto il nome del Signore. Vogliamo appartenere a questo Dio grande e meraviglioso. Vedete come il Signore ancora esorta e come il Signore interviene. Chi è come me? Lo proclami pure, lo dichiari e ne fornisca le prove davanti a me. Da quando ho stabilito questo popolo antico, annuncino loro le cose che avverranno, gli avvenimenti che avranno luogo. Egli ce l'ha detto tutti quanti nella sua parola. Gloria al Signore. Nel libro di Amos troviamo scritto che egli non nasconde niente ai suoi profeti, ai suoi servitori. Alleluia! Il Signore ci tiene al riparo di tutto. Volete un'assicurazione più grande? Non voglio fare concorrenza a nessuna compagnia, ma c'è un'assicurazione delle assicurazioni. L'assicurazione delle assicurazioni fa parte della proprietà di Dio. Gloria a Dio, dal profondo del cuore. Vi ricordate, e voglio ricordarvi brevemente, la sfida del grande servo di Dio, del profeta Elia, con i profeti di Baal. Perdonatemi, tante volte mi viene il fatto di cambiare la B con la P. Non credo che poi alla fine cambi molto, vero? Quando i profeti di Baal fecero davanti al popolo di Israele, il vecchio Israele che si era corrotto, il nuovo Israele non può avere corruzione. Gesurun è un popolo diritto, è un popolo santo. Amen. E ci fu quella sfida che alla base, possiamo dire, c'era tutta l'opera nefasta di quella regina Jezebel, quella terribile regina. Quando c'era arsura nel paese, mancava l'acqua, non scendeva, vedete da quanto tempo quando manca l'acqua. Sono guai non soltanto per il fatto che non si beve, per il fatto anche della natura, che non germoglia, che non produce. E in quell'occasione fecero quella grande sfida. La regina, o meglio, i profeti di Baal, Elia, solo, contro tutti quei profeti. Gloria al Signore. Qual era la sfida? Costruiamo 2 altari. Mettiamoci sopra la legna, mettiamoci sopra l'olocausto, il sacrificio, che a quei tempi servivano sacrifici di animali, dovevano essere animali messi in sacrificio, dovevano essere bruciati e l'odor soave saliva al trono di Dio. Noi abbiamo ricevuto e abbiamo completato ogni cosa col sacrificio perfetto. È stato dato in olocausto sul Golgota Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato, che ha tolto il peccato, continua a togliere il peccato dal mondo. Alleluia! Ma il fuoco non lo bisognava mettere. E siccome i profeti di Baal erano più numerosi, Elia dice: cominciate voi. Il vero Dio, quello che è il vero Dio, farà scendere il fuoco dal cielo. Questa sarà la dimostrazione. Questa sarà la prova autentica. E la sfida partì. E quei poveri profeti di Baal gridavano dalla mattina alla sera, per ore e ore. Avevano preparato tutto, ma di fuoco non se ne vedeva niente. Non c'era la possibilità nemmeno di una piccola scintilla. Arrivata una certa ora, e in tutto questo Elia diventò sarcastico, diventò uno sfottitore in un certo senso. Cominciò a dire: ma dov'è il vostro Dio? Forse è impegnato altrove, forse è impegnato in una discussione d'affari, forse è impegnato con altri. Gridate più forte. E quelli gridavano. Questa è seduzione di spiriti demoniaci, perché un uomo intelligente, persone intelligenti non possono fare queste cose se non sono sottoposte a potenze negative. Arrivata a un certo ora, questo fuoco non era sceso. E allora Elia disse: adesso lasciamo stare il vostro Dio Baal e vediamo cosa dirà il mio Dio, il Dio di Israele, l'Eterno, colui che dice io sono, Elohim, alleluia. E allora preparò, anche lui aveva il suo altare,
però fece riempire tutto d'acqua, fece buttare tutta acqua, tutto il sacrificio sulla legna, riempì tutta la fossa, rese praticamente ancora più difficile la prova. Perché lo fece? Perché lo fece? Perché lui era sicuro del suo Dio. Sei tu sicura o sicuro del tuo Dio? Hai una fede certa nel tuo Dio? E cosa avvenne? Non fece nemmeno tempo di dire: o Eterno, fai scendere il fuoco dal cielo. Cominciò ad aprire soltanto la bocca, mentre apriva la bocca il fuoco scese e bruciò e arse tutto, bruciò tutto, l'acqua scomparve e il sacrificio fu incendiato, non ne rimase niente. Perché? Perché lui è il vero Dio, il Dio dei veri cristiani, l'unico Dio, Signore e Padrone del cielo, della terra, della mia e della vostra vita e della tua vita. Crediamo in questo Dio, portiamo scritto sulla mano, lo portiamo sul cuore, nel nostro cuore. Quel popolo di Israele materiale poteva anche portarlo sulla mano, perché c'era una usanza antica riguardo di questo, ma noi siamo stati suggellati col fuoco dello Spirito nel nostro cuore, nel nostro spirito. Diamo gloria a Dio col cuore. Amen. L'Eterno è il vero Dio, ditelo con me. L'Eterno è il vero Dio, dillo, non ti vergognare. L'Eterno è il vero Dio. E noi crediamo in un Dio unico, trino nelle persone, nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Chi è come me? Dice il Signore. Lo proclami pure, lo dichiari e ne fornisca le prove davanti a me e da quanto ho stabilito questo popolo antico. Anche noi siamo antichi. Lo siamo o no? Direte, ma relativamente antichi. Quante persone a volte vedendo la nostra predicazione dicono: ma quando siete stati costituiti? Quando è che è nata la vostra Chiesa? È arrivato forse il momento di dirlo una volta e per sempre. La Chiesa a cui apparteniamo, che è l'unica Chiesa, al di là delle denominazioni, è nata circa 20 secoli fa. Come è scritto in Atti degli Apostoli, al capitolo 2. Su un alto solaio di Gerusalemme, nel giorno della Pentecoste ebraica, il giorno delle primizie, dove circa 120, fra cui Maria, madre di Gesù, erano riuniti secondo il consiglio del figliuolo di Dio, di Gesù, e scese la Pentecoste spirituale, scese la potenza di Dio, si manifestò questo spirito glorioso che da allora, come è scritto in questa parola, ha continuato in quelle che sono state le generazioni e continuerà ancora, continuerà fino a quando? Fino a quando? Fino a quando la sua Chiesa sarà rapita e incontrerà Gesù nell'aria. È scritto in questa parola, è scritto in questa parola, voi lo sapete, vero? Lo sanno anche loro, è scritto in questa parola. Gloria al Signore! E ricevete l'ultima esortazione. Tempi difficili, è vero? Confusione. Ne sapete più di me. Avete più possibilità di informarvi. Ma io credo che la parola rema in particolare giunge a noi, a tutti coloro che credono e credono nell'unigenito figliuolo di Dio e credono nel Dio eterno. Il verso 8 dice esattamente questo. Vogliamo aprire bene gli orecchi, vogliamo incamerarlo ancora, non solo negli orecchi umani, vogliamo farlo scendere nel cuore, nello spirito. Non spaventatevi, non temete. Vogliamo portarci queste due frasi. Potete anche aver dimenticato, perché la mente umana dimentica tante cose, ma non dimentichiamo queste due espressioni: non spaventatevi e non temete. Non te l'ho forse annunciato e dichiarato da tempo?
Voi siete i miei testimoni. Siamo i testimoni di Gesù Cristo. Diciamolo chiaramente. Siamo testimoni della parola autentica di Dio. Siamo testimoni della sana dottrina. Siamo testimoni di una chiesa il cui capo e compitor di fede si chiama Gesù Cristo, il Signore. Amen. Non spaventatevi. Non temete. Voi siete miei testimoni. Ci sentiamo di esserlo? Testimoni che devono dare una buona testimonianza. Testimoni che fanno onore a colui che hanno ricevuto. Vogliamo? Vogliamo? Quante volte basta una cattiva testimonianza che porta via lontano, immediatamente si diventa tutti lo stesso. No. Saremo responsabili personalmente davanti a Dio. Gloria al Signore. Non spaventatevi, non temete, voi siete i miei testimoni. E siamo forti nella sua forza. C'è forse un Dio all'infuori di me? C'è un altro Dio all'infuori del nostro Dio? Gli altri dicono, ma quello lo chiama così, quell'altro lo chiama colì. Lasciamo stare come lo si chiama, noi lo chiamiamo l'Eterno. Noi lo chiamiamo Dio. A me piace soprattutto chiamarlo in un'altra maniera. Come mi ha insegnato il fratello maggiore, Gesù Cristo, come ci ha insegnato? Dite come? Padre. Padre. Amen. C'è forse un Dio all'infuori di me? No! Non c'è altra rocca. Rocca. Che significa rocca? Roccia, rocca, fortezza. Dio è la nostra fortezza. E la nostra fede è radicata su una fortezza, su una forza che non verrà giammai in eterno meno. Alleluia al nome del Signore. Io non ne conosco nessun altro. Voi conoscete qualche altro che è così? Conoscete qualche altro Dio che è così? Noi non accettiamo gli idoli, non accettiamo l'idolatria. Noi onoriamo, adoriamo, glorifichiamo, innalziamo, osanniamo, predichiamo, proclamiamo un solo Dio. E ribadisco, nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. A Dio sia la gloria, vogliamo alzarci all'impiedi, mentre chiamando il nostro capo vogliamo rivolgere alcune parole di preghiera per coloro che hanno seguito questo programma, che hanno seguito questo sermone, questa predicazione, chiamatela come volete, consiglio della parola di Dio. Gloria al Signore, vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo intercedere, siamo fedeli testimoni di Gesù Cristo, fedeli testimoni di Gesù Cristo, da non confonderci, lo ribadisco di nuovo, con altri movimenti. La denominazione non ha importanza, ma è importante riconoscerci che siamo in quel Dio e siamo proprietà perché lo chiamiamo Signore, perché Egli, vogliamo pregare insieme, perché tuo Dio sei il Signore e in Gesù Cristo il Salvatore, il Redentore, la roccia, la rocca. Padre Santo, Padre Buono, veniamo a te nel nome meraviglioso, glorioso del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola che abbiamo ricevuto come parola rema, quella parola che dal greco significa la parola parlante, quella che ha parlato al mio cuore, io spero al cuore di tanti in questo momento. Padre, noi non temeremo male alcuno, perché tu sei il nostro buon pastore, Gesù stesso è il nostro buon pastore. Noi cammineremo speditamente, tranquillamente, non temeremo perché tu sei con noi, tu rimarrai con noi, perché tu sei fedele, tu sei verace, la tua parola ce lo conferma. Il tuo figliolo Gesù ebbe a dire, io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Tu stesso Dio non ci lascerai, oh Padre, non ci abbandonerai mai, e noi siamo la tua proprietà. Benedici i figli tuoi ovunque si trovano, benedicili in questo momento. Ma ancora Padre, ti preghiamo per tanti che hanno ascoltato la tua parola,
che sia il tuo spirito stato in questo momento all'opera e abbia mosso i loro cuori, che abbia dato loro la profondità della tua parola e che in questi istanti hanno potuto godere di pace nel cuore, di tranquillità. Padre, ti preghiamo per questi figli, per questi nuovi figli che diventano tali accettando il tuo dono d'amore, Gesù Cristo. Padre, toccali in questo istante, opera prima nell'anima e poi, se a te piace, anche per i loro bisogni, i bisogni fisici, bisogni materiali, bisogni economici. Tu sei il Dio dei miracoli, tu sei il Dio della Bibbia, non ce n'è un altro uguale a te, non ce n'è un altro che potrebbe condividere qualcosa con te. Gli altri sono di bugiardi e noi ti abbiamo riconosciuto verace e fedele. Benedici, Signore, quanti in questo momento stanno aprendo il cuore davanti a te, e ancora che questa prosperità, questa abbondanza di acqua della vita, questa abbondanza che li farà prosperare come i salici ai cigli o ai bordi di questi rivi d'acqua, Signore, che questa prosperità spirituale prima possa essere motivo di darti onore e gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno.